Buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi facciamo un tutorial dedicato a San Valentino, ovvero la festa dell'amicizia. Iniziamo subito. Allora, vi dico cosa ci occorre per questo tutorial. Prima di tutto dobbiamo usare della gomma piuma, forbici, matita, metro da sarta, un righello, pistola a caldo, nastrino, stampo o forma di cuore, una bella bottiglietta o bicchiere o vaso, come si può dire, questo è un vaso della marmellata. Poi abbiamo bisogno dei bastoncini di legno, quello per le spiedini, varie misure, io userò due misure, quella più piccola e quella più grande, e soprattutto delle decorazioni diverse. E per ultimo abbiamo bisogno del fieltro o gomma Eva, come volete chiamarlo. Prima di tutto andiamo a decorare il vaso dove vanno i cuori. Ok ragazzi, il vaso per i cuori è pronto, abbiamo toccato con la colla calda. Adesso dobbiamo farle la base per infilare. Facciamo due pezzi. La nostra base è pronta, adesso a lavorare i cuoricini. Prendiamo lo stampo per fare la misura dei cuori. Pronti i cuori ritagliati, adesso è il momento di coprirli. Dobbiamo fare due di questi, due formine a cuori. Facciamo ancora due rosi e l'ultimo che lo facciamo colore bianco. Uno bianco, uno rosso, rosa e uno rosso. Ok ragazzi, adesso è il momento di attaccare il cuore alla gomma piuma. Ok ragazzi, per coprire qua cosa facciamo? Prendiamo del colore rosso e misuriamo quanto è. Sono 28 centimetri. Dobbiamo fare 28 centimetri. Una striscia, una bella strisciona di 20 centimetri, 28 centimetri per 3, 28 centimetri per 3. Adesso attacchiamo.
Ragazzi, scusate che non si è registrato la parte dove cuscio questo qua. Si è fermata la videocamera e non si è registrato quando ho cucito questa parte. Adesso vi faccio vedere questa parte, l'ultima parte, come la cuscio. Le ho messo la gomma piuma dentro e adesso lo sto cucendo. Spero si veda. Ho voluto farlo diverso a questi qua. Allora, lascio mezzo centimetro di qua, mezzo centimetro in giù, più o meno. Stringo un po'. E ragazzi, i cuori sono pronti per essere decorati. Adesso è la fase di decorazione. Allora, ragazzi, ho ritagliato un cuoricino con questo stampino. Ok? Uno diverso dall'altro. Adesso iniziamo con i bianchi. Ragazzi, con un punzone apriamo un buco qua dentro, qua in centro. E dobbiamo infilare il bastoncino. I bastoncini vanno coperti oppure li potete lasciare così. Io preferisco coprirli. Al rosa li ho fatto bianco e adesso finiamo gli altri. Quasi siamo giunti alla fine, ragazzi. Adesso mi manca soltanto metterle un po' di decoro al vaso. Pigliamo i cuoricini. Adesso ve lo faccio vedere tutti. Bene ragazzi, spero che questo video tutorial vi sia piaciuto e buon San Valentino a tutti. Ciao!